Fornire strumenti idonei a finanziare le piccole e medie imprese abruzzesi è il principale obiettivo dell'avviso Abruzzo Crea, presentato oggi alla stampa dall'assessore regionale allo sviluppo economico Mauro Febbo, insieme al presidente della FIRA Alessandro Felizzi e al direttore generale di Artigiancassa Francesco Simone, alla presenza dei rappresentanti dei Confidi. A disposizione ci sono 13 milioni di euro, tre dei quali per l'area del cratere sismico, che svilupperanno oltre 100 milioni di euro di investimenti e coinvolgeranno circa 1.300 imprese che operano nei settori dell'artigianato, del commercio e del turismo, ma anche professionisti. Bando aperto che supera alcuni steccati, anche quello della trasparenza e anche quello della sburocratizzazione, perché si va direttamente sul portale, si può interagire con il proprio consulente o direttamente l'azienda. Credo che questo sia un segnale importante per le piccole imprese abruzzesi, che rappresentano il 92% del sistema economico, che hanno difficoltà di accesso al credito. Qui invece arriviamo addirittura con garanzie al 50% e finanche all'80%. Già istituti nazionali hanno guardato con attenzione questo nuovo indirizzo della regione. Seguiranno altri bandi con novità importanti, ma questo credo che sia un esempio di come bisogna lavorare. Questo è un primo bando che ci permette di capire quello che dobbiamo scrivere sulla nuova programmazione 21-27. Fino a quando sarà aperto Abruzzo Crea? Il bando è stato aperto da venerdì 28 alle ore 12 e si chiuderà il 30 giugno del 2023. L'auspicio è che succeda come già successo nei due bandi precedenti, che si chiuda con molto anticipo. Anzi, siamo certi che il mondo imprenditoriale, che ha visto un nuovo modo di approcciarsi, sta cominciando a reagire bene, e noi siamo certi che anche questo bando avrà un ottimo risultato.